Adesso dovremmo stabilire un collegamento con Elisa Tronconi, presidente di Albinit, nella giornata internazionale dell'albinismo. Buongiorno Elisa, ben trovata. Vedo Elisa in collegamento con noi, la sento anche se lievemente. Elisa, ti pregherei, nel limite del possibile, di tenere il telefono in posizione orizzontale. Certamente, Grazie, subito, ok. perfetto. Ecco, così Benissimo. ti vediamo meglio. Buongiorno, grazie per la disponibilità a essere Buongiorno a qui tutti. con noi stamattina in questa giornata così importante. Come detto, il 13 giugno è la giornata internazionale dell'albinismo ed è importante celebrare questa giornata perché parliamo di una rara anomalia congenita di cui probabilmente non sappiamo ancora tanto, forse anche la stessa scienza medica deve ancora sciogliere qualche nodo in questo senso. Quale persona migliore che la presidente di Albinit per parlare appunto di questo argomento? Elisa, di nuovo buongiorno, ben trovata. Allora, che cosa rappresenta per voi questa giornata internazionale? Vabbè, innanzitutto vi ringrazio per l'opportunità che ci avete dato. Allora, la giornata internazionale è un passo importante. Da un certo punto di vista sembra un po' assurdo che al giorno d'oggi sia ancora necessario celebrare con una giornata una questione relativa a aspetti di discriminazione. Però evidentemente è importante farlo perché soprattutto nel rispetto delle persone che vivono nel Centrafrica e che sono oggetto ancora di grossi problemi di discriminazione. Non si può negare che comunque gli aspetti discriminanti coinvolgono anche il mondo più moderno, diciamo, più culturalmente cresciuto, perché ancora spesso tutto ciò che è diverso rispetto a un concetto considerato normale viene sempre considerato oggetto di diciamo, discriminazione. Viene legittimata la possibilità di far sentire le persone ancora più diverse. Ecco, noi tante volte abbiamo paura del diverso perché sostanzialmente abbiamo paura di quello che non conosciamo e questo tante volte ci porta anche inconsapevolmente ad avere degli atteggiamenti sbagliati verso le persone diverse, quando, come per l'appunto nel caso degli albini, parliamo semplicemente di persone che hanno una carenza, deficienza di pigmentazione melaninica nella pelle. Tutto qua. Esattamente, diciamo che è lecito, dice, a livello sociale, l'essere spaventati da tutto ciò che non rientra nei nostri standard. Basterebbe semplicemente chiedere e dal nostro punto di vista semplicemente non sentirsi offesi dalla domanda, ma dare una banale risposta, perché non do tutta la colpa solo a chi non conosce, ma spesso molti di noi si sentono ovviamente presi un po' di mira e anziché rispondere spiegando banalmente perché siamo fatti così o semplicemente che cosa ci contraddistingue, spesso ci si sente additati e le persone si trovano un po' restie a dover praticamente rispondere con semplicità. Ecco perché è importante parlarne, ecco perché è importante fare informazione, prendere consapevolezza delle cose ed ecco perché ti ringraziamo veramente di cuore per la disponibilità che ci hai dato oggi di fare questa breve chiacchierata con noi. Noi anche in questa occasione di questa giornata sulla nostra pagina Facebook abbiamo promosso un'iniziativa con delle illustrazioni, tipo piccole vignette, fumetti, che
che semplificano molto il concetto, ma che fanno capire alcuni aspetti, diciamo, che caratterizzano gli albini e qual è l'approccio anche per poterci sentire tutti una grossa famiglia. Esatto, e il lavoro prezioso che svolgete, lo stiamo vedendo, è racchiuso anche in un sito internet, albinit.it, dal quale possiamo. Albinit.org, .org, se perdona, posso, esatto, col sito, mi no, sono no, ci buttato mancherebbe. sicuro di non sbagliare, invece ho sbagliato. Il sito Albinit. adesso è in fase di rifacimento e presto sarà rinnovato. Bene, però è un sito che io ho consultato tra ieri e oggi ed è ricco di contenuti, per cui senza dubbio può essere un punto di riferimento anche in attesa delle, come dire, degli aggiornamenti che verranno fatti. Carissima Elisa, noi sappiamo che gli albini, chi è affetto da albinismo potrebbe anche avere ipovisione, vulnerabilità alle ustioni solari e quindi una particolare predisposizione ai tumori della pelle, per cui ecco, tutto questo dovrebbe renderci ancora più attenti, più sensibili nei confronti di chi appunto è albino. Quasi dovremmo avere un sentimento di protezione, questo anche perché al momento, correggimi se sbaglio, non esiste ancora una cura in grado di sopperire a questa deficienza di pigmentazione melaninica. Sì, esattamente. Diciamo, ciò che possiamo fare in questo momento è proteggerci dal sole costantemente con delle creme protettive, proteggerci dalla luce e utilizzare degli ausili per il concetto dell'ipovisione. Diciamo che all'aspetto estetico la prima cosa che balza all'occhio è questo aspetto cromatico un po' diciamo più delicato, no? Come colore. Però il problema maggiore è quello dell'ipovisione, perché diventa limitante per lo studio, per il lavoro, per fare le normali attività, come ad esempio guidare, cosa che a noi questa possibilità è tendenzialmente privata. Cioè. Esatto. Guarda, allora, in conclusione di questa bellissima chiacchierata, io e a nome di tutta Padre Pio TV mandiamo un forte abbraccio a te e tutti gli albini e le albine che ci seguono e che comunque vedranno questa intervista anche sui nostri social, proprio perché ecco, questo sentimento di affetto e di protezione nei vostri confronti cresca sempre di più. Grazie Elisa. Grazie a voi ancora per questa sensibilità. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Buon proseguimento di giornata a te, noi ci fermiamo solo per qualche istante e poi ritorniamo con Maria Pia Picciafuoco per alcuni altri aggiornamenti.